buonasera a tutti e grazie, grazie. Buonasera. Buonasera. Siamo a 3800 km, grazie a quei due carabinieri, soli soletti che stanno giù in fondo. Qua non c'è bisogno di carabinieri, di scorte, di polizianti, grazie a loro. Guardate queste piazze, Gremite, carabinieri stanno in fondo. Pensate se qua ci fosse stata la Foschi qua, pensate qua. Tipo no, centinaia, no? Più forze di polizia che cittadini ad ascoltare. Ma io ho capito, lo sto dicendo dovunque, che le scorte non servono a difendere la Foschi dei cittadini, ma i cittadini della Foschi. Berlinguer diceva negli anni Ottanta, i partiti hanno occupato lo Stato e tutte le sue istituzioni, a partire dal governo. Hanno occupato gli enti locali, gli enti di previdenza, le banche, le aziende pubbliche, gli istituti culturali, gli ospedali, le università, la RAI, qui c'è il TG1, la RAI, alcuni grandi giornali. Insomma, tutto è già lottizzato e spartito, o si vorrebbe lottizzare e spartire. E il risultato è drammatico. Tutte le operazioni che le diverse istituzioni, i loro attuali dirigenti sono chiamati a compiere, vengono viste prevalentemente in funzione dell'interesse del partito o della corrente o del clan a cui si deve la carica. Un credito bancario viene concesso se è utile a questo fine, se procura vantaggi e rapporti di clientela. Un'autorizzazione amministrativa viene data, un appalto viene aggiudicato, una cattedra viene assegnata, un'attrezzatura di laboratorio viene finanziata, se i beneficiari fanno atto di fedeltà al partito che procura quei vantaggi anche quando si tratta soltanto di riconoscimenti dovuti. Non solo non è cambiato niente, ma si è peggiorata la situazione. Perché? Lo spiegava molto bene prima Luigi. Io penso che oggi i partiti politici si stiano comportando come quei ladri che stanno magari rubando a casa nostra e sentono in lontananza le sirene della polizia che stanno sopraggiungendo e quindi che fanno? Arraffano tutto quello che si può arraffare prima appunto che arrivino le forze di polizia. Sta succedendo questo. E dato che gli serve velocità, devono approvare delle riforme costituzionali per proseguire su quella strada di smantellamento dello Stato sociale, di privatizzazione selvaggia della nostra vita, già attuata grazie a leggi ordinarie come il Jobs Act, come lo sblocca Italia, come la buona scuola, come i decreti salva banche che salvano le banche con i quattrini nostri, o come queste riforme costituzionali che non aboliscono il Senato ma aboliscono la scheda elettorale. Perché quello che temono è un popolo informato, sovrano e che scende in piazza anche a settembre come stasera domani. Temono questo. E ogni persona che scende in piazza in più come stasera è una goccia di sudore freddo che cala lentamente ma inesorabilmente dalla fronte del Presidente del Consiglio Renzi, il quale qualche mese fa diceva se vincono i no mi dimetto, poi se vincono i no che andrà la scadenza, si voterà anche 2018. Ieri ne ha detta una straordinaria, se vincono i no non succede nulla, mica arrivano le cavallette. Cioè, ma scusate, non erano loro fino a qualche giorno fa che dicevano se vincono i no sarà crisi finanziaria, l'Italia paralizzata, addirittura questi cialtroni hanno messo in relazione la lotta al terrorismo con le riforme costituzionali. Oggi, che evidentemente c'ha i sondaggi sotto mano, che ha capito che è debolissimo perché fondamentalmente ci sta sui coglioni a tutte e quante. Che ci sta sui coglioni. Perché il presidente più arrogante, più furioso, più bugiardo della storia. Di Obama, è così disperato che deve occupare la televisione pubblica, neanche Berlusconi aveva osato farlo come l'ha fatto Renzi. Perché? Perché Berlusconi cacciava i suoi nemici, ignobile questa cosa, Santoro, Biagi, Luttazzi, suoi nemici, lui li cacciava. Renzi caccia coloro che non sono abbastanza amici ed è una evoluzione della dittatura mediatica, 2.0, se non sei neanche nemico ma abbastanza amico mio vai fuori. Se non dai tutto lo spazio alle ragioni del sì, ma ti comporti come la Berlinguer del TG3 che garantisce uno spazio equo alle ragioni del sì e alle ragioni del no,
vai fuori. Se ti chiami Mario Orfeo, direttore del PT1, ti andrebbe boicottato questo telegiornale. E provieni, fermi! E provieni dalla scuola di Caltagirone. Evidentemente può essere confermato. Perché è tutto lì, tutto l'attacco che stiamo ricevendo, tra l'altro scomposto e disperato, viene tutto da lì. Da Caltagirone, da altri palazzinari che hanno dettato leggi nella capitale e non solo nella capitale, che detengono parte del potere mediatico perché Caltagirone è proprietario del Mattino di Napoli, da cui proviene Mario Orfeo, oggi direttore riconfermato da Renzi al TG1, lo stesso Caltagirone che è proprietario del Messaggero, lo stesso Caltagirone che è proprietario di alcune quote di Acea, quindi ha interesse nell'acqua di Roma, lo stesso Caltagirone che ha l'esclusiva sulla costruzione sul terreno di Tor Vergata, dove Malagò, Montezemolo e Caltagirone vorrebbero far sorgere la città delle Olimpiadi di Roma 2024, e le Olimpiadi a costoro non gliele faremo fare mai. Dall'altro Caltagirone dicono, sono rumors che ti dicono in Parlamento e ti dicono, mi raccomando, non dirla a nessuno, infatti ve lo racconto subito. Ti dicono che per ragioni, perché la figlia ha sposato Casini, no? E pare che per ragioni, diciamo, sentimentali, un giorno Caltagirone si sia pure arrabbiato e abbia preso a pizze Casini. Questa è l'unica cosa positiva di Caltagirone. Abbiamo a che fare con questo sistema da sempre, da questa partitocrazia di cui parlava Berlinguer negli anni Ottanta, ha occupato la RAI. Fa accordi con Mediaset, detiene il controllo dei giornali, i quali vedete come si comportano. Prima di credere a qualcosa che scrive il giornale, verificate chi c'è nel consiglio d'amministrazione del giornale che pubblica quell'articolo, perché se ci sta Confindustria, se ci sono le banche, se ci sono Elica, Agnelli e Marchionne, se c'è Berlusconi, se ci sono appunto questi grandi poteri o Caltagirone, è evidente che avranno una linea che vuole proseguire con questo conservatorismo becero e cerca in ogni modo di ostacolare il cambiamento. Ma non hanno fatto tutto questo negli ultimi anni, ma non hanno provato a ostacolare il cambiamento rieleggendo Napolitano per la seconda volta, per impedire un cambiamento in alto, perché il Movimento 5 Stelle nel 2013 prese più voti del Partito Democratico alla Camera, ma il PD ha più seggi in virtù del premio di maggioranza del Porcellum, giudicato addirittura incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Ma ci rendiamo conto che costoro modificano la Costituzione grazie ad una truffa alla Camera e grazie, come diceva prima Luigi, a trasfughi, a Volta Gabbana, a Cambia Casacche in Senato, perché non aveva voti Renzi, allora gli era garantiti Berlusconi mandandoli gli alfaniani. Non bastavano più gli alfaniani, gli hanno mandati i verdiniani. Non bastavano più i verdiniani, hanno raccattato a destra e a sinistra. E che cosa danno in cambio a questi senatori che vendono i loro voti? Magari posti nelle prossime istituzioni, posti dentro il capilista bloccati con la legge Italicum che produrrà il 70% di nominati nella prossima Camera dei Deputati, oppure, fermi, posti per loro, per gli amici degli amici, in tutti quegli enti inutili, poltronifici, tangentifici, carrozzoni pagati dalle nostre tasse, che si guardano bene da eliminare con le riforme costituzionali, perché gli servono, gli serve un bacino, diciamo, di posti di lavoro pagati dalla collettività per premiare magari quei senatori che si sono venduti il voto al renzismo, perché è in atto ormai in Italia, da un lato una conversione di personaggi al renzismo, tipo Benigni che prendeva i quattrini nostri per difendere la Costituzione e oggi dice sì, voto sì. Però in atto un altro processo di persone che scendono in piazza, che non abboccano più ai TG, che non abboccano più ai giornali e che hanno alzato la testa, perché io oggi ho dato un appuntamento a Salerno e ci vediamo lì, motociclisti, c'erano 300 moto, 300 moto che ci hanno scortato fino a qui. Siamo passati per Vietri, siamo passati per Cetara, strombazzavamo un po' e le persone ci guardavano, alcuni, ma che sta succedendo? No, 300, l'Italia ha vinto il mondiale, io dicevo, no, Renzi si è dimesso, esultanza. Che consenso che ha il Presidente del Consiglio, difende la gente, ricordate? In realtà l'unica cosa che è successa è che un popolo spesso bistrattato e anche abituato a vivere nella merda come noi
ha iniziato non soltanto ad alzare la testa, ma a portarla su, fuori dalla merda, e a sentire aria pura. È successo questo, che abbiamo capito che va difesa la sovranità, che non svendiamo mai più per il bonus di qualche senatore eliminato, il diritto di votare e scegliere noi parlamentari della Repubblica, e non affidarli a quella partitocrazia che già negli anni Ottanta, come diceva Berlinguer, aveva occupato tutti gli enti pubblici, la RAI, le banche, e oggi avviene nello stesso identico modo. Qual è la differenza tra il PD e una banca? Oggi ditemi qual è la differenza. Il PD è una banca, gestiscono in maniera torbida i nostri soldi, perché dove sono finiti centinaia di milioni di euro di rimborsi elettorali che il PD si è intascato senza rendicontare? Dove sono finiti? E così le banche gestiscono in maniera torbida i nostri soldi, e il PD, come le banche, piazza dei prodotti tossici grazie a dei direttori. Le banche piazzano delle obbligazioni tarocche e farlocche che fanno perdere quattrini agli italiani grazie magari ad alcuni direttori di banca che dicono ai clienti: compratele che sono sicure queste obbligazioni, e poi perdono italiani migliaia di euro di risparmiatori. Il PD piazza dei prodotti tossici che fanno ugualmente male, che si chiamano Jobs Act o Buona Scuola, sono prodotti tossici, e li piazzano grazie ai direttori o dei giornali o dei telegiornali che fanno il lavoro sporco di propaganda, tanto dipendono dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, perché Renzi è riuscito a superare Gasparri. Con la legge Gasparri erano i partiti che lottizzavano la RAI, di fatto. Oggi c'è un unico partito che controlla la RAI, il Partito Democratico, perché con questa legge i direttori di RAI 1, RAI 2 e RAI 3 vengono decisi direttamente dal Presidente del Consiglio, quindi da Renzi, e questi direttori a loro volta nominano i direttori del TG1, del TG2 e del TG3. Non ci sono bravi giornalisti in RAI? Certo che ci sono, e vivono anche una vita lavorativa infernale, e alcuni ce lo raccontano anche. Devono però anche loro alzare la testa e pensare ai loro figli, ribellarsi, perché altrimenti questo paese è perduto, schiavo appunto della partitocrazia e in debito di sovranità, perché non abbiamo sovranità se non ci fanno eleggere i nostri parlamentari, non abbiamo sovranità energetica, non abbiamo una sovranità dell'informazione, non abbiamo una sovranità monetaria, non siamo più sovrani, e un essere umano non vale nulla se non ha sovranità e se non combatte per i diritti collettivi. Quello che stiamo facendo giorno dopo giorno, dal 7 agosto ad oggi, in tutte le piazze d'Italia, particolarmente ignorati dalla stampa e dai mezzi di comunicazione, perché riempiamo le piazze, e dato che riempiamo le piazze, meglio non farvi vedere. Stasera ce ne sono alcune. Renzi vi dirà, vi sta dicendo che occorre velocizzare il processo legislativo, ma la legge Fornero è passata in 19 giorni, la legge Boccadutri per spartirsi i nostri soldi, tutti i partiti, da Sella alla Lega, tranne il Movimento 5 Stelle, è passata tra Camera e Senato in 20 giorni la legge Boccadutri. Allora, quando gli fa comodo spartirsi i nostri soldi o distruggere la vita ai pensionati, il processo legislativo è rapidissimo. Quando invece gli proponiamo una legge di abolizione di Equitalia, un reddito di cittadinanza per dare dignità, una vera legge anticorruzione e non quella buffonata fatta con Bertini, condannato in primo grado per corruzione per l'appalto della scuola dei marescialli di Firenze, evidentemente il processo legislativo è troppo lento. Sono ipocriti, e l'ipocrisia ha distrutto questo paese di più del malaffare. Io me ne sono reso conto dopo un paio di settimane in quel palazzo. Io ho sempre votato, diciamo, centrosinistra, e andavo in giro con una maglietta: io non ho votato Berlusconi in 10 lingue diverse, perché volevo marcare la differenza, perché io lavoravo nel 2006 in Guatemala e mi capitava di salire nelle comunità indigene, lavoravo lì nelle comunità che producono il caffè sopra i 1500 metri, per arrivarci è una spacchinata, devi camminare, prendi il chicken bus, questi bus, poi il bus non arriva più, quindi magari devi prendere un cavallo, poi il cavallo pure non arriva più, quindi scendi e vai su a piedi. E mi capitava di metterci 2 giorni per arrivare su sul cupuzzo della montagna, incontrare comunità indigene dove neanche spagnolo parlavano, solo i Mai e il Pecci e il Pecci, gli dicevo italiano e loro mi rispondevano bunga bunga. Anche io andavo in giro con la maglietta in 10 lingue diverse. Io non ho votato Berlusconi perché non l'ho mai votato. Dopo che ho frequentato questa oscena sinistra o centrosinistra radical chic di poltriniana memoria, ho capito che la cosa peggiore è proprio la sinistra falsa, i falsi amici, coloro che fermi, coloro che distruggono i nostri diritti, diritto al lavoro, allo studio, a essere curato, ma lo fanno dandoti le pacche sulle spalle dicendo: noi in fondo abbiamo una storia simile, compagno, no, però vieni pure alla festa dell'unità, facciamo una salamella.
magari leggiamo insieme qualcosa, non so, scrittori russi, perché poi fanno i nostalgici tra di loro. Il discorso è che quando Berlusconi provava a distruggere, e l'ha fatto, lo Stato sociale, è stato sgamato facilmente dal popolo italiano. Costoro fanno cose che neanche Berlusconi ha mai provato a fare, ma lo fanno, ripeto, alzando il pugno chiuso, e sono più pericolosi, perché si mimetizzano di più, perché utilizzano appunto il loro passato, non hanno nulla di passato. Con il partito di Mafia Capitale, non ce lo dimentichiamo. E la stessa cosa avviene con queste riforme. Queste riforme sono state dettate dai veri mandanti, che sono le banche d'affari, i capitalisti finanziari, che utilizzano queste pedine. Da molti anni la pedina Napolitano, entrato in Parlamento nel 1953, 63 anni che lo paghiamo Napolitano, ci è costato quasi 20 milioni di euro e continua a non rispettare il popolo italiano. Ed era Napolitano, ministro dell'interno, quando vennero segretate le confessioni di Carmine Schiavone, che disse dove politica e camorra avevano nascosto i rifiuti tossici della terra del fuoco. Come ancora oggi i nostri concittadini muoiono ad ogni respiro. Ed era sempre Napolitano il presidente della Camera che impedì alla Guardia di Finanza di entrare e sequestrare i bilanci dei partiti truncati in epoca Tangentopoli. Ed era Napolitano che ha firmato il lodo Alfano, il legittimo impedimento e qualsiasi oscenità berlusconiana. Ed è Napolitano che ha accettato di essere eletto per la seconda volta mai successo nella storia della Repubblica Italiana come Presidente della Repubblica, per santificare l'inciucio tra centrodestra e centrosinistra e provare a ostacolare un cambiamento che basta guardare questa piazza di stasera per rendersi conto che non verrà mai ostacolato. Renzi andrà in giro a dire le riforme costituzionali, la Costituzione sarà più comprensibile. C'è un insegnante. Io ora vi leggerò l'articolo 70 attualmente in vigore, quindi della Costituzione del 48, votata da un'assemblea costituente che ha lavorato 2 anni solo alla Costituzione della Repubblica, un'assemblea costituente votata con una legge proporzionale a suffragio universale. Oggi invece dei illegali votati grazie al Porcellum Truffaldino e dei Volta Capane in Senato riformano la Costituzione. C'è Verdini di mezzo che la riforma, tra l'altro Verdini sappiate che ha 5 procedimenti penali, uno dei quali lo vede imputato per corruzione nell'ambito del processo penale sulla P3, un'organizzazione sovversiva e eversiva volta, secondo i magistrati, a condizionare i poteri costituzionali dello Stato, e costui è un padre costituente nominato da Renzi padre della Costituzione, e dice che la riforma costituzionale porta la sua firma e nessuno del Partito Democratico l'ha smentito. Ecco l'articolo attualmente in vigore, che serve appunto a spiegare come sarà il processo legislativo, recita, sono 9 parole e nessuna virgola: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Significa che se una legge passa identica tra Camera e Senato diventa legge dello Stato, e come abbiamo visto, se si tratta di legge Fornero o di altre leggi utili alla partitocrazia, il processo legislativo è rapidissimo. Ora, qualora dovessero passare i stili, passerà come articolo 70, l'articolo che serve a spiegare come verranno formate le leggi in future, questa oscenità, della quale la nostra insegnante leggerà soltanto 1/3, perché il resto ve lo voglio risparmiare. Quindi passerà questo. Questo articolo 70 passerà qualora dovessero vincere i figli. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni, fondamentali dei comuni e delle città metropolitane, e la disposizione di principio sulle riforme associative dei comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione
e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui all'articolo 57, sesto comma, 80, secondo periodo, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, 133, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuno con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Grazie. Questa è la reazione del popolo italiano alle riforme costituzionali, meglio Renzi, Boschi, Verdini e Napolitano. Qualcuno potrebbe domandarsi, ma scrivono così perché sono ignoranti? No, sono furbi. Chi scrive male pensa male ed è fatto apposta, perché è proprio nei rimandi e nei controrimandi, nei periodi e nei controperiodi, negli articoli e nei controarticoli e nei commi e nei controcommi che l'esperto di politica, il boiardo di Stato, il funzionario che ha campato esclusivamente sulle nostre spalle sa infilarsi e sa utilizzare questo caos istituzionale a suo piacimento. I cittadini per bene non capiscono e si fermano e magari smettono anche di interessarsi alla politica, e questo è il grande obiettivo del sistema, farci disinnamorare della politica affinché soltanto loro si potranno occupare della politica. Questo è il grande obiettivo, vogliono un popolo che di fatto a un certo punto molla, che dice basta, sono tutti uguali, e non siamo tutti uguali, non siamo tutti uguali. Nel caos i professionisti del caos si infileranno e paralizzeranno il processo legislativo qualora, lo spiegava bene Luigi prima, i 5 Stelle dovesse stare al governo del paese, perché è questo il quadro. Qualora il PD dovesse stare al governo di nuovo, il Senato è come se non esistesse, anche se non viene smantellato e viene pagato dai soldi nostri. Qualora noi dovessimo stare al governo e avere la maggioranza con una legge indegna come l'Italicum, e sappiano gli organi di formazione che anche se forse potrebbe favorire il movimento, per noi resta indegna, perché per il movimento conta combattere per quel che è giusto, non per quel che conviene. Perché se facessimo quel che ci conviene, ci saremmo tenuti 42 milioni di euro di rimborsi elettorali. Sai che campagne elettorali avremmo fatto? Abbiamo detto che non li avremmo presi, non li abbiamo presi perché è giusto. Lo so che è difficile crederci in una Italia divorata dalla corruzione, soprattutto mentale, e dalla disonestà intellettuale, ma c'è quel qualcuno in questo paese che fa quel che dice, e dato che i partiti sanno che qualora fossimo al governo faremmo quel che diciamo, aboliremmo l'immunità parlamentare, introdurremmo il vincolo di mandato, perché noi vogliamo che se un parlamentare cambia casacca si dimette, non che passa in un altro partito. Dato che tutto questo sanno che lo faremo, e l'hanno in un certo senso anche messo in conto il fatto che il movimento possa andare al governo del paese, l'hanno iniziato a mettere in conto, evidentemente grazie a queste riforme costituzionali, blindano, lo spiegava appunto bene Luigi, le future riforme costituzionali gradite appunto dal popolo italiano, perché è impossibile, dato che le future riforme dovranno passare grazie a questi voti dei senatori scelti dai partiti politici tra i consigli regionali non eletti dal popolo italiano, è impossibile che futuri senatori nominati dai partiti, quindi esterni, senza aver nessun contatto con la popolazione, voteranno per l'autoeliminazione dell'immunità parlamentare o per introdurre il vincolo di mandato che, come abbiamo visto, senza la possibilità di cambiare casacca molti si dovrebbero trovare un lavoro. Questo è il meccanismo ed è per quello che giriamo le piazze e diciamo no. Diciamo no perché non possiamo tollerare ancora una volta una Repubblica che ci toglie di diritti e in cambio ci dà i bonus. L'hanno sempre fatto. Questa Repubblica era fondata sul lavoro, oggi è fondata sull'asfalto elettorale. Riparano una strada la settimana prima le elezioni e poi spariscono il giorno dopo. Noi siamo in piazza anche oggi che non sappiamo quando si voterà per il referendum. Perché Renzi è in difficoltà.
Perché Renzi sta cercando di ottenere dalla Merkel una mancetta. Gli sta dicendo, sua maestà, dammi una mancetta. E secondo voi la Merkel gliela darà? Sì. Gliela darà perché sta agitando lo spauracchio del movimento. Angela, se non mi aiuti, vincono i no, io sono finito. Dammi una mancetta, magari me la spendo qualche giorno prima del referendum e mi prova a comprare il voto degli italiani. Non l'ha fatto provandoci appunto con gli 80 euro che gli ha dati prima delle elezioni, poi dopo la vittoria delle elezioni ha aumentato le tasse locali e poi oltretutto a qualcuno li ha richiesti indietro. Non è questo il modus operandi del renzismo, a te che li ha chiesti indietro. Non l'hanno sempre fatto in questo modo, che vengono da noi prima delle elezioni, che ti serve? C'hai quella suocera che deve essere ricoverata, ci penso io, però ci posso pensare dopo le elezioni. Non l'hanno sempre fatto e possiamo ancora consentirgli questo comportamento, di ridurre, di rinunciare ai nostri diritti in cambio di un bonus, di rinunciare al diritto di scegliere senatori e deputati in cambio dell'eliminazione di qualche senatore. Tra l'altro, se garantiranno l'immunità parlamentare a qualche consigliere regionale in odore di malaffare, fare, magari alcuni procedimenti penali a suo carico finiranno a Carluccio e Vino, e questa sarà un'enorme perdita dal punto di vista economico per il nostro paese, perché magari un corrotto, grazie all'immunità che intralcia il procedimento penale, il lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura, magari si salverà il Deretano e quindi noi perderemo dei quattrini, dato che l'Italia è il paese più corrotto d'Europa e la corruzione ci costa 60 miliardi di euro all'anno, forse addirittura 70. Lo vedete come loro si sono creati un'assicurazione sulla loro permanenza politica con questa riforma costituzionale? L'hanno scritta, se la sono firmata e attendono soltanto la controfirma del popolo italiano per farla entrare in vigore. Un'assicurazione sulla loro permanenza nella vita politica, e noi non possiamo accettarlo più. Noi siamo ancora in tempo a tirare sulla testa, ancora in tempo, prima che sia troppo tardi. Io sto concludendo i comizi raccontando una storia, la storia della rana bullita che la racconta Chomsky, che è un intellettuale scrittore americano. Immaginate di avere una rana e una pentola di acqua che bolle. Prendete questa rana e la infilate nella pentola dell'acqua che bolle. La rana sente che l'acqua scotta, si salva la vita dando un colpo di zampa perché percepisce il pericolo in tempo. Ora immaginate di avere una stessa rana viva e la mettete in una pentola di acqua fredda. Prendete questa pentola, la mettete sul fuoco, accendete il fuoco lento. La temperatura sale leggermente, lentamente. All'inizio la rana neanche si accorge di stare sul fuoco. Poi inizia a sentire un leggero tepore, un calore, una sensazione di benessere, come se avesse ricevuto 80 euro. Subito dopo inizia a percepire il pericolo, ma come noi, no? Ma forse sti 80 euro non so così buoni. Inizia a muoversi, inizia a dire, fammi un po' salvare, ma è stanca. Ha perso forze perché nel frattempo l'acqua è salita di temperatura, ha nuotato, è molto stanca, debilitata, prova, ha capito che morirebbe, ormai ha capito che deve provare l'ultimo salto per salvarsi la vita, ci prova ma non ci riesce e capisce in quel momento che sarebbe dovuta saltare prima appunto di quel momento per salvarsi la vita. Questa è una storia che racconta perfettamente la nostra Repubblica e la nostra condizione degli ultimi 30 anni, ma ancora attuale. Noi siamo ancora oggi in tempo, assieme, al di là del voto di ognuno. Questo non è un comizio del movimento, questo è un comizio, queste sono piazze di rivalsa, di riscatto, sono piazze di sovranità. Ognuno oggi è ancora in tempo ad alzare la testa, a stare assieme, a combattere per i diritti, a prendere quell'articolo 70 e andare magari da qualche amico piddino o di qualche altra forza politica e leggerglielo e chiedergli soltanto, c'è capito qualcosa? Se la risposta sarà sì, voteranno sì. Se la risposta sarà no, è evidente che devono votare no, perché non si può più votare per partito preso. Io sono di sinistra, quindi voto il PD, io sono di destra, quindi voto Forza Italia o la Lega, perché chi ragiona così, chi vota per partito preso, vota il partito che prende, quello che ci ha preso tutto, diritti, presente, futuro, sovranità, che ha distrutto la sanità pubblica per avvantaggiare la sanità privata e poi scopri che il Presidente del Consiglio Renzi è stato anche finanziato lecitamente alcune sue fondazioni, alcune sue convention dalle cliniche private. Perché io sto girando tutta l'Italia, la frase che ascolto di più, a parte mangia questo, che l'ho ascoltata dovunque, è qui hanno chiuso l'ospedale. E poi mi raccontano che dove chiudono l'ospedale pubblico, magicamente sorge una clinica privata. È quella la logica. Noi non siamo contro il privato. Noi ci tagliamo gli stipendi e sosteniamo con i nostri soldi le piccole e medie imprese private. Però non vogliamo dare quattrini pubblici alle scuole pubbliche.
dalle scuole private, vogliamo far lavorare la scuola pubblica, vogliamo mantenere l'istruzione pubblica, vogliamo mantenere una sanità pubblica, perché sono diritti e non merci di scambio sulle quali possono lucrare queste grandi banche d'affari che, ripeto, sono loro i mandanti di queste riforme costituzionali. Perché nel 2013 una banca d'affari nordamericana, la JP Morgan, se ne uscì con un documento dove scrisse nero su bianco che occorre superare le riforme, le costituzioni dei paesi del sud Europa in quanto rappresentano un ostacolo all'integrazione europea. E di integrazione europea, quando loro parlano di integrazione europea, intendono integrazione bancaria. Queste sono piazze di riscatto ed è stata una meraviglia coinvolgere decine di migliaia di persone quest'estate in piazza, centinaia, forse migliaia di motociclisti come scorta, centinaia di migliaia, forse milioni di persone in rete, perché basta andare in rete per vedere come sono state seguite queste iniziative. È stata un'enorme esperienza di riscatto per tutti quanti e un popolo si è unito, al di là della sua appartenenza politica, perché ha capito che non vuole rimpianti. Noi non vogliamo rimpianti, io e Luigi usciremo dal Parlamento, usciremo, vogliamo però uscire con l'idea, con la certezza di aver fatto il massimo per questo paese e poi ci sarà qualcun altro. Ed è bello pensare al fatto che noi oggi abbiamo avuto l'opportunità di starci e abbiamo scelto di starci e non vogliamo rimpianti, non vorremmo mai dire un giorno peccato non sono stato in piazza, non ho combattuto. Manzoni in marzo 1821 conclude la poesia dicendo: o giornate del nostro riscatto, e queste sono piazze di riscatto, o dolente per sempre colui che da lunge dal labbro d'altrui come un uomo straniero le odrà, che ai suoi figli narrandole un giorno dovrà dir sospirando io non c'era, che la santa vittrice bandiera salutata quel dì non avrà. Noi stasera la santa vittrice bandiera l'abbiamo salutata. Ci siamo comportati come un popolo sovrano. Grazie di cuore. Prima di lasciarvi vi chiediamo a Luigi un bel coro, perché è in atto oggi a Roma una guerra. Persone che l'hanno spolpata e divorata vogliono cacciare via quella forza politica che gli sta togliendo di dosso, di torno alla mangiatoia. E Virginia Raggi si merita un bel coro. Virginia, 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 Virginia. Con calma scendete qui, alla vostra destra, scendete qui con calma, con molta calma. Grazie a tutti, viva l'Italia e lasciamo la piazza più pulita di come l'abbiamo trovata, perché questo è il Movimento 5 Stelle. Grazie a tutti. Fatemi prendere tutto, aspettate se non mi perdo. Fermi tutti.